tutte e a tutti. Questo è il terzo incontro del collettivo culturale Rosa Luxemburg. Il tema è di strettissima attualità, la Palestina e la condizione palestinese oggi. Quindi non è solo un'espressione di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e della causa palestinese, è proprio un impegno a rompere il muro di silenzio, di indifferenza, di complicità che c'è nei confronti della questione palestinese, del massacro quotidiano che sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Se ne parla di meno, ma gli omicidi, le uccisioni avvengono anche in Cisgiordania, le occupazioni, l'esproprio. Ecco, cioè è veramente, si configura come un genocidio quello che sta avvenendo, nel modo proprio più spudorato, perché non gliene frega niente, vengono postate queste immagini terrificanti, drammatiche, che ci lasciano veramente senza parole, ecco, perché non ci sono termini per descrivere proprio questa bestialità che sta avvenendo, proprio il non umano, ecco, negare l'umanità di questo popolo e quindi legittimare proprio un'ideologia che è quella razzista, che è quella dell'apartheid, è quella del sionismo, che è una derivazione occidentale. Quindi noi vogliamo rompere questo silenzio e riflettere anche, portare degli elementi di storia, di cultura e ricollocare nella giusta collocazione proprio storica tutta la vicenda del popolo palestinese. Insomma, ormai sono 76 anni, se non più, insomma, che avviene. Oggi abbiamo qui come relatori la pubblicista Susanna Singaglia, pubblicista, attivista per la pace, già anche attivista di ebrei contro l'occupazione. Poi abbiamo il nostro compagno, fratello Ahmed Saleh, che tutti conoscono, si è guadagnato la definizione di dottor Cicogna, ma prima di essere questo è stato uno studente palestinese, è stato un militante anche della causa palestinese che noi abbiamo conosciuto, siamo diversi qui presenti, che abbiamo conosciuto da metà degli anni 70. Potete vederlo raffigurato nelle precedenti foto, anche nell'incontro con Monsignor Cappucci, quando l'aveva accompagnato ed era stato ricevuto dalla giunta comunale nel 12 novembre dell'88. Che dire, sono tantissimi anni, non mi dilungo, sono tantissimi anni che ci conosciamo ed è anche l'occasione per cui ci lega anche un profondo affetto ed è anche l'occasione per ricordare, scusate l'emotività, ma per ricordare quel gruppo di importante di palestinesi, che studenti palestinesi che studiava appunto a Pavia, che era dei GUPS, l'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, che abbiamo incontrato in quegli anni e con i quali appunto non si è mai interrotto il legame. A Pavia erano una comunità molto, molto presente, molto, 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 molto impegnata, erano ospiti, allora militavano nel Partito di Unità Proletaria, erano ospiti nella nostra sede, mi ricordo via Porta, il loro rappresentante era Samik Hasan,
Samik, che purtroppo è morto giovane, molto, molto, molto giovane, è venuto a mancare. Ed è proprio un atto anche di affetto, di ricordo, ecco, nei suoi confronti, per cui abbiamo portato, scusa se poi, per cui ho pensato naturalmente, consultandomi prima con Marco Savini, Antonietta e Sadek, di ricordarlo. Il nostro, purtroppo non abbiamo, non c'era il cellulare, insomma, le foto erano poche. E qui stavano, lo dirà meglio, ma sì, qui stavano andando alla manifestazione nazionale, forse la prima che c'è stata, sì, ed è questo compagno qui con gli occhiali in primo piano. Poi ce n'era un'altra. Sì, sì. Gira da solo. Posso dire? Sì, sì, adesso, poi io concluso. No. Ah, dimmi. Su Samir. Ah, sì, 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 è concluso. E niente, volevo far vedere l'altra, ce n'era un'altra con la cravatta che ci ha passato qui a qualche festa, ecco, e sono questi compagni, con questi compagni abbiamo fatto diverse iniziative anche qui a Vigevano, nella scuola, al teatro, loro, al Cavallino, quando c'era ancora il Cavallino, abbiamo fatto uno spettacolo anche musicale, e niente, per cui insomma è importante ricordare, perché ha dato la vita. Lui veniva proprio dal Settembre Nero in Giordania, aveva dovuto scappare. No, tu, Antonio, dire una scusate. Cosa, e cioè che purtroppo è morto in esilio, ma mi diceva sempre che il suo più grande sogno era quello di vivere da povero, mangiando il pane secco, diceva, soltanto, in Palestina. Importante, cioè, nella propria terra. Adesso vai, c'è neanche quello. Va bene, no, niente. Niente, volevo, ci tenevo anche in presenza. Prima di dirmi, sì, darmi la parola, io vorrei ricordarti una delle persone più importanti di italiani che abbiamo conosciuto, era tuo padre. Ricordare anche la sua presenza. Perché... Adesso è difficile. Perché, insomma, la faccio breve, nella nostra storia il personale e il politico si intrecciano. Sicuramente mio padre era amico del popolo palestinese ed eravamo, insomma, me l'ha anche trasmesso, non solo il popolo palestinese, insomma, la nostra patria e il mondo intero, ecco. Scusate, grazie. Per tutti i presenti, perché questo è il vostro tempo, una giornata di solito libera al sabato per fare qualcos'altro, qualcosa per voi, per la vostra famiglia. La vostra presenza vuol dire che ha un grande interesse e amore per noi, per quello che succede in Palestina. Per l'ennesima volta, possiamo dire, perché noi... vorrei dire tante cose, ma non posso. Non che non posso, perché è vietato, perché come potete immaginare io sono nato nel 52 e non ho mai avuto l'occasione di andare a vedere dove è nato mio padre, perché era già dichiarata Israele. Mio papà era il primo emigrato nell'altra parte, per cui io sono nato di quelli che hanno chiamato poi territori occupati. Per cui immaginate il problema da quanto tempo dura. La lunghezza del tempo vuol dire che c'è stata una strategia così minuziosa, così cattiva, da sradicare tutti, a tutti gli effetti, tutto quello che sarebbe venuto successivamente, perché pianificare per 100 anni forse è difficile per la vostra immaginazione, vivendo in paesi occidentali con tutto lo sviluppo economico, democratico, di libertà, pensare qualcuno l'aveva pianificato. Sì. Sì, perché è tutto pianificato, tutto quando hai il potere in mani economico e di conseguenza politico, perché se hai il potere economico, questo lo potete immaginare attualmente, l'Italia si sta rimettendo in piedi, si dice, perché ha avuto i soldi dell'Europa, vuol dire
l'Europa ci ha dato soldi per ricostruire tutto, per cui resteremo prigionieri o pieni di debiti o, un'altra cosa ancora peggiore, ricattati con quei soldi che ci danno. Immaginate i paesi poveri che erano stati, come i nostri, occupati dalla prima guerra mondiale per l'Occidente, come ancora adesso. Per l'Occidente gli americani hanno liberato il Kuwait, hanno liberato l'Iraq. E per noi, gli ebrei naturalmente in Palestina, sono nati e cresciuti lì, sia cristiani sia ebrei che musulmani. Per cui una parte c'era, ma con l'immigrazione hanno voluto dedicare due stati a due popoli, non si sa perché. Naturalmente la parte politica, economica, potete immaginare quello che è successo dopo. Sono stati votati dalle Nazioni Unite, uno Stato israeliano riconosciuto immediatamente dagli stati più potenti del mondo di allora. Lo Stato palestinese qualcuno ne ha mai sentito parlare? No. Era stato dichiarato alle Nazioni Unite e i palestinesi non sono in grado di governarsi, vengono affidati per adesso al re della Giordania, per cui diventa il regno di Giordania est e Palestina Ovest, oppure Cisgiordania. Per cui noi affidati come incapaci ad un re messo dal governo inglese che aveva circa 300.000 abitanti, di cui 290 beduini erano più capaci di guidarci loro di noi, che noi avevamo supportato tutta la storia dai tempi di Gesù Cristo o dai tempi dei Romani. Anzi, qualcuno di voi che è esperto di storia potrebbe dire i tatari quando sono avanzati a 300.000 di esercito dei peggiori sono stati sconfitti a Gaza. Vuol dire che i palestinesi erano capaci di intendere di volere, ma la politica economica non lo voleva, non voleva che si realizzasse per disegni più futuri, quelli che vediamo attualmente. A parte questo, io vorrei dire, la legalità dell'ONU l'abbiamo riconosciuta aspettando il nostro turno, aspettando, ci sono state varie rivoluzioni, vari scioperi, naturalmente tutti nascosti o celati dall'altro male del mondo, è l'informazione. Il primo male del mondo occidentale è l'informazione camuffato di democrazia e libertà della parola, camuffato tuttora, perché l'Italia cosa dice la sua informazione generale? Quello che gli passano per scritto le agenzie di spionaggio israeliane della CIA o della NATO. Non dicono una frase sola autonomamente nessun giornalista italiano, neanche quelli della RAI né di Fininvest. Gli passano. Avete notato probabilmente anche voi le prime volte che c'era la signora, come si chiama, della RAI vicino a Gaza, quando inquadrava i combattimenti si girava ogni tanto e inquadravano, si vedeva mezzo soldato israeliano col mitra così, vuol dire che si dice qualcosa che non va, sei finita lì. Per cui diceva quello che gli dicevano di dire, per cui mai una notizia completamente vera. Qui mi allaccio a una frase, bisogna ricordarlo, ma non mi ricordo il nome, sono invecchiato, ve lo dico. Avevo letto un libro di un giornalista del 1920 che ha vissuto la prima guerra mondiale. Ha detto, chi si interessa della politica, se è intelligente e occulto, devi non credere alla parola che viene data dai giornalisti sempre, devi indagare di persona, perché per ogni guerra muoiono un sacco di persone, ma la cosa che muore, che ha più importanza di tutto, il primo martire delle guerre è la verità. Per cui prima di dire ha ragione questo, ha ragione quello, scavati. Ancora adesso noi sono due mesi che sentiamo Biden a fare una dichiarazione dietro l'altra. Biden cosa dichiara? Vuole avere più voti. Prima dichiara dobbiamo, noi siamo per dare da mangiare al popolo palestinese, non funziona più, sono io, va bene. Noi dobbiamo dare da mangiare, ma ci vuole tanto, ci vogliono due mesi per far. I camion sono più di 1000 camion, sono sull'autostrada dall'Egitto, quella che passa ad Arafah. Basta dire apri il cancello. Solo il cancello, il confine di Arafah sono tra Gaza e l'Egitto. Uno dice, vabbè, un paese arabo, come mai non apre? Perché le chiavi non le ha lui, le ha date all'esercito israeliano, attraverso contratti, accordi,
israeliani con Al-Sisi, ma non di adesso, da quando è stato messo su, perché Al-Sisi non ha vinto le elezioni, le ha vinte la CIA mandando via quello che ha vinto, perché erano fratelli musulmani quelli che hanno vinto l'Egitto. Israele non accetta che viene comandato il paese più grosso arabo musulmano da fratelli musulmani. L'hanno ribaltato, hanno messo questo fantoccio, anzi due settimane fa, anzi è stato riconfermato col 98% dei voti. Avete sentito? 98%. Esiste qualche voto, qualcuno che vota il 98%, per non dire noi raccontiamo palle e voi dovete solo credere e ribadire quello che diciamo. Quella legalità, noi diciamo legalità, i palestinesi hanno aspettato legalità. Nel 67 siamo stati attaccati di nuovo dalla legalità internazionale. Israele ha fatto 6 mesi di propaganda in Occidente, nessun paese arabo aveva neanche la possibilità di fare propaganda in Occidente, perché credevano solo a Israele. Israele è stata costruita dai poveri ebrei che sono stati massacrati, e qui lo dico sinceramente con il nostro grande dispiacere, 6 milioni di ebrei massacrati avevano bisogno di essere ospitati e sopravvissuti da un'altra parte. E se siamo qui noi vuol dire che non abbiamo una religione che differenzia, no, sono le persone, gli uomini che segnano la differenza tra uno e l'altro, non la loro e la loro religione. Lei è ebrea, io sono musulmano. Questo per confermarvi che noi non siamo contro la religione e lei non è contro la religione e l'etnia nostra. Per cui questa che viene definito o spiegato in televisione dai vostri politici è solo una fandonia per farvi credere che votate la prossima volta, perché a loro interessa solo quello. Perché cercare di fare allora, la legalità. Nel 67 siamo stati occupati il resto della Palestina. Da dove arrivo io? I primi anni sono arrivato, purtroppo per me, sono arrivato nel 72, sono arrivato la settimana che c'è stata l'attacco a Monaco. Per cui più spiegato di così, tutti, non potevo dire che sono palestinesi. Non mi facevano entrare, io andavo al bar di fronte alla biblioteca in strada nuova che conosce Pavia, mi buttavano fuori, volevo vedere le Olimpiadi. No, palestinesi, cioè rischio che ci lasci qualche bomba fuori. Ho cominciato a dire no, arrivo dalla Giordania. E le prime volte ho cominciato a dire, infatti sul mio passaporto adesso c'è scritto di origine giordano, non palestinesi. Perché avevo detto, allora si prendeva le dichiarazioni e si passava come certificato. Per cui la mia origine è palestinese, no, però dove sono nato a Tulkarem, quella non c'è in Giordania, c'è solo in Palestina. Purtroppo però la parola, stavo dicendo poco prima, da dove arrivi? Da territori occupati. Primi anni, altri 5 anni, altri 10 anni, territori occupati, ah sì, so lì vicino a Israele. Sì, ma non mi chiedi perché, cosa vuol dire territori occupati? Eh sì, territori occupati, ha perso il significato. Giocano sempre sul tempo, giocano sulla legalità, dove devono ritirarsi, sono ritirati solo dal deserto del Sinai, con le trattative, con la guerra che hanno fatto gli egiziani, si sono ritirati solo dal Sinai, per consegnare cosa? Israele aveva occupato il Sinai, Gaza, territorio occupato, il Golan, che è l'altura che comanda la Siria, così loro hanno la possibilità di bombardare quando vogliono, la parte vicino al fiume Litanica, loro interessavano anche le acque, per cui tutte le parti importanti della zona le hanno occupate, ma non si sono mai ritirati. C'è qualche paese europeo che ha detto hanno fatto la pace con l'Egitto, e quella che rappresentava pericolo militare, ma perché non si ritirano dal resto dei paesi? No, perché non hanno mai avuto le intenzioni, né allora né adesso, di ritiro dai territori occupati. Anzi, il progetto futuro, poi si fa la domanda, non è solo quello. Allora, abbiamo fatto un'altra serata 2 settimane fa a Pavia, perché sono arrivati i bambini palestinesi, mi hanno invitato, e gli amici di Pavia avevano anche un'amica di Pavia che fa parte dell'ente dell'UNRWA per seguire i rifugiati, ma abita a Gerusalemme Est. Hanno fatto collegamento via Skype. Non fatemi tante domande, se no mentre sto parlando magari mi vengono a arrestare, perché il pericolo c'è tutti i giorni, tutti i minuti, per tutti noi. Nessuno può dire qualcosa a favore dei palestinesi, neanche di noi.
perché stanno cercando di trovare in qualche modo qualcosa per chiudere l'UNRWA, perché non devono dare da mangiare e da bere ai palestinesi, devono morire di fame, di sete, oppure scappare fuori. Perché fa, io ho visto questo due settimane fa, qualche giorno fa, un'agenzia immobiliare che ha messo in vendita lotti di terreni e di eventuali case a Gaza, rasata al suolo, ripianificata. Capite che hanno già cominciato a vendere, e voi pensate che daranno da mangiare e faranno ricostruire? No. Tutte le trattative, le finte trattative, stanno comunicando tutto questo, hanno l'unico obiettivo, ogni tanto lo dicono per prima, voi lo sentite, ma sperate in fondo, perché siete bravi e buoni, se no non sareste qui, che veramente facciano, danno aiuto, facciano da mangiare ai palestinesi. No, l'unica frase che viene ripetuta sempre per tirare fuori gli ostaggi che hanno, e sottolineo sempre tra parentesi, che hanno sequestrato i terroristi di Hamas. Qui torno su un'altra cosa delle Nazioni Unite. Noi abbiamo rispettato sempre tutte le soluzioni. Israele non ha mai rispettato le soluzioni se non sono a favore di Israele. Ma anche se fossero a favore del Cile, ma loro non vanno bene, non le votano. Non gliene frega niente, si ritirano. Se votate qualche soluzione a favore di Israele, ci siamo. Non basta che lo dicano anche gli americani e gli inglesi, perché se a sfavore alzano la mano, veto. Tuttora, perché continua a fare la campagna elettorale Biden, vogliamo dare da mangiare, quando presentano, neanche due settimane fa, l'Algeria ha presentato ancora, fermate la guerra, la rappresentante all'ONU ha detto no, ha fatto il veto, scusa, se dici noi siamo per la fine delle ostilità, per liberare gli ostaggi, però fermare la guerra no. Cosa vuol dire? A te interessano solo gli ostaggi? Per avere i voti, perché continua a ripeterlo dicendo sono i terroristi che li tengono, non siamo noi. I terroristi che li considerano terroristi li tengono, se fermi la guerra te li danno. Tanto noi sappiamo un'altra cosa, che quando c'è stato lo scambio a novembre, l'80% di quelli rilasciati da Israele, ne ho tutti i nomi perché me li mandano come Ministero della Sanità da medico, sono stati riarrestati. A tutti. 80% delle persone lasciate da Israele sono state riarrestate, per cui se lasciate i nostri prigionieri, tanto li potete riarrestare, tanto vivono sotto di voi, per cui non ci vuole tanto, ma l'obiettivo non è lo scambio dei soldi, anzi vorrebbero che morissero, così danno ancora la colpa ad Hamas. E qui dico, e qui lo possiamo confermare, chi faceva politica anche anni 70-80, tra le leggi delle Nazioni Unite, ogni paese che fa guerra occupa terreno di un altro paese, la terra occupata di qualsiasi parte del mondo sia, e la sua popolazione ha il diritto a combattere per liberarsi, ha il diritto in qualsiasi mezzo trova. Per cui Hamas non sono terroristi, è gente che lotta per liberare. Questa è la frase più famosa in tutto il mondo occidentale. Ogni frase dicono Hamas terroristi. Perché? Perché lottano per liberarsi? Qualsiasi mezzo sancito dalle Nazioni Unite. Però il delegittimare le Nazioni Unite, a cominciare dall'UNRWA, ieri è uscito l'ultimo rapporto dell'UNRWA, hanno fatto la verifica, hanno detto quelli che ha accusato Israele che lavorano con Hamas sono palle, non c'è nessuna conferma, l'hanno fatto per obbligare i paesi che danno più soldi all'UNRWA per dar da mangiare a toglierli, diventa impossibilitati di dare da mangiare a quelli, per cui l'obiettivo è sempre non far arrivare aiuti. Gli Stati Uniti hanno promesso di far arrivare anche attraverso come si chiamano, i paracaduti, l'ha fatto la Giordania ieri e la settimana scorsa ha mandato paracaduti, e l'aereo che mandava giù ha ricevuto la chiamata, se non vai via subito ti abbattiamo, li ha lanciati lì, 60% sono finiti in mare, altri il 40%, alcuni hanno ammazzato, altri sono rimasti sopra le case mezzo distrutti che non si può andare a prendere. Non è, no, per dirvi questo, non sono contro chi li mandano, ma non è la soluzione. La soluzione è aprire il valico di Hamas. Ci sono migliaia di camion fermi, anzi il materiale per mangiare sta per scadere. Sta per scadere. Io dico, due stati hanno mandato migliaia di camion, di cui sicuramente il Kuwait,
che continua a cercare di spingere, ma nessuno lo ascolta. Il Kuwait, attraverso una sua esperienza personale, perché ha subito due guerre, prima gli iracheni, poi gli americani, che non hanno capito come si trattano a livello politico, hanno capito cosa c'è in Palestina. Adesso sono l'unico completamente al 100% con i palestinesi, appena si riesce a mandare, hanno mandato. Poi dico un'altra cosa sanitaria, poi passiamo ai dati sanitari. Quando c'è stato il cambio a novembre, qualcuno pensa, ma noi, io riconosco, in ogni popolo ci sono persone intelligenti, persone ignoranti, persone stupidi, fa parte della popolazione, non c'è, come ci sono in tutti i popoli. E un esperto americano ha detto a Netanyahu, quando gli ha detto ma noi li finiamo prima di Natale, ha detto: queste tue frasi mi preoccupano, vuol dire che vinceranno loro, perché siete diventati molto arroganti, che pensate di comandare il mondo, siete più intelligenti del mondo. Questi sono falsi miti che avete creato attraverso l'informazione, ma sapete quanto siano preparati loro per fare l'attacco che hanno fatto? Se hanno illuso più di 1000 satelliti puntati lì e non abbiamo capito niente dove sono, come sono partiti, vuol dire che hanno intelligenza superiore alla vostra, ma continua a pensare di essere superiori, non finirete né a dicembre né anche al prossimo anno, vi aveva detto l'esperto. Infatti lo dimostrano i fatti, la loro arroganza le sta facendo andare avanti, perché loro, a loro alla fine non interessa niente, le interessa la parte informativa, le informazioni. Più vedono manifestazioni, più cercano di trovare altri modi per raggirare il problema dalla base. Adesso l'America ha detto, visto che non funziona mandare con i paracaduti, stiamo studiando, finché studiano morranno altre 2-3 mila persone di fame, di farlo attraverso le navi. Ma stiamo pensando, per avere 2 mila voti in più, perché la nave, le navi partire da Cipro, le navi a Cipro ce ne sono già decine, mandati dall'Italia, dalla Grecia, le persone che aiutano non dagli stati, non pensate che lo Stato italiano ha mandato, no? Le persone che fanno associazioni di aiuto hanno già riempito navi, sono pronti per partire quando serve, si sono avvicinati. Però quando l'ha dichiarato gli Stati Uniti che manderanno 1000 soldati per fare i ponti rimovibili, vuol dire che vogliono mettere una base americana anche in sud. Una. L'altra cosa, avvertendo che faranno un ponte e un porto, cosa ha fatto Israele? Immediatamente col primo volo che parte da Israele, a Larnaca hanno mandato 100 persone esperte di ricerca. Ogni impatto grosso così, anche il dentifricio, lo stanno verificando prima di metterlo sulla nave che porta aiuti. Per cui non arriva neanche tanto così, se non è controllato dal servizio segreto israeliano a Gaza. Non arriva niente. E quello che succedeva quando stavano passando i primi camion da Rafah verso gli aiuti, con il primo accordo sugli scambi di prigionieri. Il Kuwait aveva mandato 25 ambulanze allo scambio dei prigionieri per essere utilizzati da Gaza nuove. L'Egitto cosa ha fatto? È un paese amico, sono molto amici, l'hanno fatto con buon intento, hanno sequestrato tutti i nuovi, ci hanno dato quelli degli anni 50, che ogni tanto si bloccavano come la macchina, oggi non si è accesa. Le hanno sequestrate, hanno dato questo, fa tanto, non vi servono per fare medicina, vi servono solo per trasporto, che ve ne frega prendere queste ambulanze. Ho detto grazie, io personalmente qui ho detto meno male, grazie agli egiziani, ma non lo sanno che hanno fatto un favore enorme alla popolazione palestinese, perché tutte le ambulanze nuove, chi lavora sulle ambulanze lo sa, hanno un apparecchio satellitare, sarebbero venuti intercettati a sapere da dove uscivano i prigionieri. Facendo così sono arrivati quelli che non potevano essere seguiti, noi abbiamo guadagnato che non sono stati riconosciuti di aver nascosti, per cui hanno fatto alla fine un favore. Dobbiamo dire grazie in qualche modo alla stupidità degli egiziani, che ha fatto un buon fine. Allora, non vorrei, adesso dico qualche numero solo, perché magari perché la televisione italiana non lo dice. Allora, ci sono qualche, a me questa sono foglie
timbrati del Ministero della Salute in territori occupati Gaza, che arrivano una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, certe volte tutti i giorni, quando gli permettono a internet di funzionare, perché oggi hanno bombardato anche la torre che trasmette internet da Rafah, per cui magari per 2 settimane non arriva più niente. Se volete cominciare a pensare male, cominciate pure. Il calcolo fino a ieri sera, bambini neonati, mi dispiace, le persone che hanno bambini sanno cosa vuol dire avere un bambino, dargli da mangiare, se non gli dai da mangiare per 2 giorni comincia a soffrire di carenza di nutrizione e di deidratazione, tutto il resto è l'unità, no? Allora, sono già morti 23 neonati per disidratazione e malnutrizione, per cui manca completamente da mangiare, solo i bambini neonati, e ci sono 55 donne incinte, alcune da hanno il 7° mese, l'8° mese, alcune 5 mesi, 4 mesi, naturalmente i bambini che hanno in grembo non mangiano, loro mangiano un pezzo di pane un giorno sì, un giorno no, nel migliore dei modi. Molte volte digiunano per 2 o 3 giorni, anzi rischiano i loro figli o mariti andare di corsa a prendere un sacco di farina, qualche pezzo di alimenti per galline, così per poter mangiare. Per cui una gravida che non si nutre, non si nutre anche quello che farà. Ma questa è la cosa che è piaciuta di più al ministro dell'economia israeliano, che si chiama, non mi ricordo, quello che aveva detto quando, cioè, dopo il 7 ottobre, ma perché stiamo qui a pensare? Mettiamo la bomba atomica. Sì. Ha detto 2 stupidate in una frase sola. Beh, questo è uno di quelli che comandano lì. La prima stupidata è che Israele ha sempre negato di avere bombe atomiche. Noi non la sappiamo, che nega, ma ci sono. Per cui lui l'ha riconosciuta ufficialmente che ce l'hanno. L'altra stupidata ancora più grossa, si butta la bomba atomica lì, muoiono anche a Tel Aviv. La radiazione noi abbiamo sentito, quella ucraina dall'Italia, figurati lì a 50 km. Per quei 2 stupidati con una frase, questo è uno dei comandanti di questo governo. Questa, allora, la prima cosa che hanno fatto quando hanno attaccato verso fine ottobre, arrivando, tanto per dirvi che paese è, che regione è Gaza. Gaza è una striscia lunga circa 42 km sul lungo il mare, profondità all'inizio dove inizia di circa 14-15 km variano, in fondo verso Rafah diventano circa 22, per cui per immaginare meglio, immaginate Milano, Bergamo, autostrada statale con la struttura così, per cui tutta piena di case da una parte e dall'altra, è la più alta concentrazione di esseri umani nel mondo. Per cui tu puoi buttare una bomba e dire speriamo di non colpire nessuno, no, la speranza non c'è perché colpisci sempre qualcuno. Intanto appena arrivati, circondato da nord e da est, perché da ovest c'è il mare, ci sono state anche le navi naturalmente israeliane, a vegliarsi, qualcuno scappa anche a nuoto o qualche barchetta di... E sud c'è l'Egitto, no, tanto ma l'Egitto ha due porte su Rafah, per cui 2 entrate, una per il camion, una per le macchine quando vogliono passare all'andata e al ritorno, ma non hanno neanche le chiavi. Anzi, qualcuno aveva detto a novembre, dite al Sisi di aprire, ma io non ho le possibilità, non è il mio potere aprirli, li controlla Israele. Ma non si vergogna a dire anche una parte sua la controlla Israele, non si vergogna, perché lo sa, se non lo dicessi non arriva più lo stipendio. Capite che hanno circondato, cosa hanno fatto per dirvi come il controllo, perché qualcuno pensa che Gaza era indipendente, no, si sono ritirati con gli accordi di Oslo da Gaza, perché le perdite che avevano i soldati, le persone che stavano dentro, erano superiori al costo, perché hanno preferito ritirarsi e mettersi fuori, perché Gaza era un vespaio permanente, nessuno poteva controllare gli abitanti di Gaza stando dentro. Sono ritirati e hanno detto a tutto il mondo, dopo le trattative di Oslo, loro hanno fatto gli accordi di dare un'autonomia ai palestinesi. Avete visto, ci siamo ritirati da Gaza, ma l'altra cosa non l'hanno detto, ma i territori allora dell'altra Palestina perché non vi ritirate? No, perché lì è il nostro futuro, dobbiamo finire
di costruire altri 7.000 insediamenti, perché dove c'è un buco, dove c'è qualche piantagione di olivo, mettiamo nuovi insediamenti per tutti gli ebrei che arrivano da fuori. Il popolo palestinese prima o poi, in qualche modo, o li uccidiamo o li spingiamo a andare fuori. Intanto era stato abbattuto il muro di Berlino, Israele ha costruito due muri. A qualcuno ha protestato? Qualcuno lo sa. Allora, intorno a Gaza, a parte la parte del mare, c'è un muro completo da mare, giro, mare, alto 4 metri, largo 2, con delle entrate precise, 6 entrate da parte israeliana e 2 da parte egiziana, con i carri armati, con i soldati permanenti, col mitra. Per cui se vuoi uscire per qualsiasi motivo, io conosco una della mia città, anche di, perché anche il muro hanno fatto intorno anche ai territori occupati, non solo quello. Quello lo diciamo perché adesso la guerra lì. Mia sorella abita ancora a Tulkarem, per cui al confine, una delle parenti non mia diretta, aveva gravida di 2 gemelli, ha sentito le doglie 2-3 settimane prima, il parto gemellare, puoi dirlo come va? Potrebbe arrivare prima perché si incrasta, è arrivata alle 12 alle 5-6 del mattino, è andata all'entrata, l'ospedale dall'altra parte hanno detto no, noi apriamo alle 8. Come ma sento, ho due gemelli, potrebbe esserci necessario un cesareo, non è un problema nostro. Alle 8 quando hanno aperto l'hanno trovata morta. Questa è la democrazia nota, tutti voi quando parlate di Israele si parla di democrazia. L'unica democrazia in Medio Oriente. E io dico sempre, l'unica non dittatura come noi, perché in Medio Oriente non c'è democrazia. Però non ditemi che la democrazia c'è in Israele. No. Hanno differenza tra arabo e ebreo, sì, ma tra anche ebreo e ebreo. No? Per cui, non è, per cui la democrazia non esiste. Creando anche un muro così, controllato a ore come vogliono loro, quando vogliono, figuratevi a Gaza, quando è successo il fatto. Hanno fatto vedere come sono entrati anche con gli alianti per attaccarli, così si sono incazzati un po'. Allora, per circondarli, cosa hanno fatto? Tagliato acqua, gas e corrente. Questo non vi dice niente? Vuol dire, al di là del muro, c'erano le centrali di acqua, gas, corrente, e tu mi dici che sono autonomi? Di cosa sono autonomi? Se prima di fare la guerra hai tagliato tutto, vuol dire che le centrali partivano da lì e sotto è la tua responsabilità. Questo non si rende conto nessuno quando l'hanno detto, hanno tagliato tutto prima di attaccarli. Certo, non erano autonomi, era una cosa che noi dicevamo, ma il mondo la pensava, ma si esagerano. Noi diciamo sempre Gaza è la prigione più grande del mondo aperta. Hanno le possibilità di giocare dentro quel muro, ma di fare altro no. Non hanno aeroporto, non hanno porto. Loro possono andare con le barchette a pescare non tanto più lontano perché non hanno un porto dove attraccare barche un po' più grosse, le barchette per pescare qualche pesciolino che si trova al largo non tanto. Perché se superi i 5 km ti sparano, quella diventa zona militare israeliana, non è tua. Per cui tagliando questi, poi hanno cominciato a avanzare naturalmente caricati su enormi tir, tutti i carri armati, circondato con la prima azione che hanno fatto circa 700 carri armati, circa, immaginate da Milano eravamo 700 carri armati, considerati i migliori del mondo, non lo dico io, lo dicono loro, lo dicono gli esperti di guerra. Erano stati migliorati e li mercava che erano stati montati prima negli Stati Uniti anni 60. Sono stati migliorati e li fanno in Israele tuttora, allargando lo spessore antimissile, fornendo tutta la tecnologia wifi e satelliti a distanza sia di rumore sia di visibilità. Loro possono, e le persone intelligenti, cosa fanno? Studiano come abbattere anche questo. Infatti sono rimasti sorpresi quando hanno visto che qualcuno riesce a distruggere anche il Merkava. È il primo colpo psicologico che hanno capito quello. Anzi, qualcuno aveva il coraggio, forse qualche foto l'hanno fatta vedere anche in televisione, arrivare il combattente palestinese, piazzare una bomba sopra
e scappare e poi bombardarlo. Perché bastava mettere una bombetta così che distrugge la parte, come si dice, elettronica, poi non ha più la possibilità di difendersi da lontano, poi il missile la distrugge. L'hanno fatto. Loro non si aspettavano. Tu vedi un carro enorme, arriva un combattente fin là, non te l'aspetti. Per cui è stata la prima sorpresa. Allora, per evitare queste sorprese, cosa hanno fatto? Bombardamenti aerei per una settimana intera senza far notizie da nessuna parte. Tanto la guerra era aperta ai terroristi di Hamas, per cui hanno distrutto un chilometro per poter arare tutto il terreno, cominciare a dire il problema era che i terroristi sono nei sotterranei. Praticamente hanno distrutto tutto per un chilometro, la prima parte, la parte israeliana, per cui a nord, e la parte vicino al muro verso est, con gli aerei, per cui bombardando, dicendo chi non vuole morire nelle case emigri giù. Dopo una settimana quelli che abitavano a nord non hanno più neanche un posto per lì, sono andati giù, hanno cominciato a bombardare dove sono andati giù. Hanno invitato ad andare più giù. Questa hanno rifiutato che venga riconosciuta dal tribunale dell'AIA che una immigrazione è obbligata tu a farli emigrare fuori dal posto. Scusa, è finito di bombardarla. Io voglio tornare a dormire vicino a un sasso, ma a casa mia no, nessuno può tornare indietro. Sempre verso sud, sempre verso sud. Poi naturalmente hanno detto un'altra frase, chi vuole scappare, ma noi bombardiamo tutte le case. Dove la gente scappa, chi si ricorda le guerre? Chiese, moschee, scuole, ospedali, no? Allora, a novembre hanno distrutto completamente, non lavoravano più, 48 moschee, 72 scuole, distrutte completamente perché i profughi sono andati lì. Per cui forse hanno risparmiato qualche bomba, invece di bombardare le case, una scuola, due bombe le hanno fatte fuori tutti. È più facile così, no? Hanno distrutto tre chiese perché qualcuno pensa Hamas, a Gaza ci sono solo musulmani integralisti. No, ci sono anche cristiani. Tre moschee all'interno di una, tre chiese, all'interno di una chiesa, due perpetue, sono stati presi, ammazzati da un cicchino, che il prete l'ha visto e lei stava dicendo ma cosa stai guardando lì? Tutti e due. Quando l'ha riferito all'arcivescovo di Gerusalemme, responsabile di tutta la Palestina della Chiesa, l'ha riferito al Papa, hanno mandato il giornalista, uno giornalista italiano della RAI, con una bella faccia, non voglio dire parola CDM, ha cercato di confondere l'arcivescovo, ma sei sicuro che sia stato un cecchino israeliano? Non sono stati palestinesi? Secondo te i palestinesi, perché quelli sono palestinesi, l'unica differenza è che sono cristiani, fa il cecchino, ammazza le donne, ma non hanno ammazzato neanche voi, le ostaggi, soldatessi non le hanno ammazzate, ammazzano donne che aiutano i preti. Ha avuto il coraggio di fargli queste domande, poi voleva far venire il dubbio che sono stati uccisi per sbaglio. Questo è il giornalista che rappresenta la RAI. Cosa abbiamo di là dei nostri servizi di informazione? Vabbè, andiamo avanti solo con notizie sanitarie perché il tempo diventa molto lungo. È una delle ultime fake news, quella di accusare i funzionari dell'UNRWA di essere d'accordo con Hamas, anzi di fare alcuni interventi. Io ho conosciuto qualche funzionario dell'UNRWA, ma non solo palestinesi, ma anche keniano e nigeriano. L'UNRWA dove va? Fa un ente, è normale se va a lavorare in Nigeria, assumere qualche nigeriano, per modificare, per comunicare, per qualcosa, per cui che sia qualche palestinese dell'UNRWA è normale, ma accusarlo di essere combattente di Hamas per far smettere subito gli Stati Uniti e Inghilterra di finanziare. Per cui mettiamo che l'UNRWA riceveva 100 milioni al mese da questi, interrotti immediatamente sono rimasti 15 milioni e diventa grave la carenza. E l'intento era quello, non abbiamo più possibilità neanche di aiutarvi. Infatti l'UNRWA ha comunicato ieri che tutte le persone che hanno detto sono implicate, non c'è nessuna verità, era una fake news e basta. Però ormai due mesi di tempo che gli Stati hanno interrotto gli aiuti non l'hanno fatto.
è l'unica che oggi, forse, ieri, ho sentito anche alla televisione, quello in Canada ha detto no, rifaremo, ripagheremo di nuovo. Allora, quantità di morti totali accertati sono fino a ieri sono 31.000, 72.000 feriti, e dei 31.000 morti ce ne sono 12.000 bambini e 8.500 donne. E naturalmente ci sono 9.000, si dice così, dispersi. Dispersi sono sotto, per cui altro che dire 31.000 morti, no, è più facile dire 40.000 morti. Ma anche dei 72.000 feriti, se non li non vengono curati, anzi perché è vietato curarli, e l'ultimo esempio che la televisione italiana purtroppo non l'ha neanche portato, la maggior parte dei giornalisti di Al Jazeera, l'accordo di Al Jazeera, perché degli Emirati Arabi, di farli arrivare anche dentro, loro fanno anche, riferiscono cosa dicono i capi israeliani tutti i giorni nella loro dichiarazione, per cui hanno qualcuno anche a Tel Aviv, trattati benissimo, sono tutti ospiti del governo israeliano, alberga 4-5 stelle, per cui anche quando li sento, sento la differenza da uno che è ospite e da un altro che dice la sua. Quello che diceva la sua, che era a Gaza, gli hanno detto porta fuori la tua famiglia se no li uccidiamo, uno grosso, non so se l'avete visto. L'ha portata da una sorella che abitava in una villa Rafa su due piani. Dopo un giorno che sono arrivati lì è stata distrutta con un missile quella villa. Vuol dire porta tuoi lì che li uccidiamo con un corpo solo, è inutile star lì a girarci intorno. Come mai è finito quel missile in quella casa lì? Ha perso moglie e due figli, e sorella e il figlio della sorella in un colpo solo. Poi è stato ferito lui e il suo cameraman. Lui ha detto, quando sono venuti a aiutarlo, era dalla parte ancora dei palestinesi, ha detto andate a aiutare lui, ha preso l'altro, il mio cameraman ha preso una scheggia più forte, andate a prenderla. Sono stati bloccati le ambulanze, e lui ha detto no, quello l'ha ferito, dobbiamo prenderlo. Ma no. Non dovete prenderlo, perché quello deve morire con la sua emorragia. Dopo 9 ore quello è morto, gli hanno detto potete andarlo a prendere. Questa è l'umanità che hanno quelli che combattono. Allora, malati, siamo in una cittadinanza dove c'è una dottoressa, lavora ancora con un soccorso dottoressa, no? E quanto di accesso a rete, tanto, no? Per cui l'accesso normale di 2 milioni e mezzo di abitanti nei pronti soccorso è normale. In tutto c'erano 38 ospedali in tutta la striscia di Gaza. Funzionano parzialmente 7. Gli altri sono stati bombardati. Il primo che è stato evacuato da Gaza era il più grande, come dire, li guarda per la zona di Milano. Hanno messo una bomba sotto la risonanza magnetica perché hanno detto sotto c'è il passaggio per i terroristi, ma non era vero, perché e dopo hanno detto non li abbiamo trovati, però hanno fatto fuori così non fanno accertamenti. E naturalmente tra la popolazione potete immaginare ipertesi, diabetici, dializzati, non c'è nessuna terapia. L'unica cosa buona è che i diabetici sono migliorati perché non mangiano, non ci sono più zuccheri, per cui è una buona dieta, stanno dicendo. Dobbiamo dire grazie all'italiano. E diciamo, dal male che c'è si può anche ogni tanto tirare fuori qualcosa per sorridere. E naturalmente tutte le gravidanze e altro. I bambini, la prima cosa quando hanno interrotto corrente e ossigeno, tutti i bambini che erano nelle... incubatrici sono stati messi fuori dalle incubatrici, un tavolo lungo da là fin qua, largo fin qua, diciamo 2 metri per 4, io l'ho visto e me l'hanno mandato, c'erano 38 neonati messi così come le patate che vedi al mercato. Sì, non c'è ossigeno, non c'è luce, per cui li mettono lì. Quando hanno chiamato il mondo aiuto e le hanno fatto vedere a tutti, è arrivato il consenso israeliano, potete spostarli un altro ospedale più in là. Come? A braccio. Hanno portato a braccio così, col freddo che c'è, perché a dicembre cosa c'è? A braccio così, a un altro ospedale. Durante il trasporto sono morti 12, ma tanto fa niente, perché potevano diventare terroristi anche loro, no?
per cui famiglie, 12 bambini di questi neonati e morti, non fanno calcolo. Noi uniamo il Senato, il Parlamento, cambiamo le leggi per ospitare una bambina inglese che là non riescono a curarla, ma non diamo una notizia di questi. Capite la gravità della nostra democrazia e la chiamiamo democrazia. Allora, naturalmente i malati gravi, e qui ho tutto il calendario, non ve lo faccio vedere di tutte le cose in particolare, ho detto un po' di tutto così, poi se vogliamo fare qualche domanda in particolare andiamo avanti. E ecco, a dicembre i comandanti di Hamas hanno detto tra i nostri ostaggi ce ne sono anche i vecchi e i malati e non hanno più terapia antipertensiva, qualcuno aveva anche qualche... hanno fatto passare dei medicinali per questi e hanno detto che volevano una quantità tale, hanno mangiato il triplo. Hanno agevolato qualche altro malato dei nostri, però visto che facciamo passare adesso, anche questa settimana, adesso non mi ricordo, ieri o l'altro, hanno detto di nuovo i vostri ostaggi, anche loro stanno dimagrendo perché mancano le alimentazioni, per cui se provvedete prima o poi vi diciamo, facciamo vedere qualcuno che è morto di malnutrizione perché non ha da mangiare neanche lui. Noi diamo da mangiare, questa è una legge, dico per i musulmani, una legge coranica del Corano per cui non si discute. Date da mangiare, da bere, da vestire ai vostri ostaggi come voi, per cui come vestiti, come mangiati. Per cui loro gli ostaggi li trattano così. E non è un caso, quando c'è stato lo scambio, Israele ha vietato di intervistare gli ostaggi che ha lasciato. Ma i loro ostaggi, se qualcuno l'ha visto per caso su Al Jazeera o qualcun altro, uscivano sorridenti, benestanti, e hanno salutato i loro chiedenti. Una delle vecchiette, anzi, io sono stato contento, l'ho sentita, me l'ha salutato in arabo e in ebraico, le ha detto salam aleikum shalom. Vuol dire che è stata trattata bene, non dico, vabbè, poverina, era ostaggia, va bene, però è stata trattata come si deve. Tutti i prigionieri palestinesi, nessuna intervista, chi viene intervistato viene esattamente accusato di aver accusato l'esercito, per cui viene imprigionato e giudicato immediatamente. Nessuna intervista in questo. Possiamo fermarci, dire, dare la parola. Prendo tanto tempo. Diamo la parola.